Ciao a tutti e ciao a tutte e ben ritrovati anche questa settimana. Il video di oggi è dedicato ad un'erba ayurvedica che in tanti conoscete, ma che ho notato che anche in tantissimi di voi ancora ne ignorate l'esistenza. Come me ne sono accorta di questo? Perché nel momento in cui vi è arrivata la newsletter che vi avvisava che era la new entry sullo shop online, mi avete scritto in tantissimi, insomma almeno in 5, che praticamente non sapevate che cos'era, come andava utilizzata, quali ne erano i benefici e richiedevate un tutorial dove facevo vedere insomma come viene utilizzata. Ecco, eccomi qua, sono pronta a condividere con voi insomma il modo in cui io la utilizzo e quali siano i benefici. Prima di tutto l'AMLA è una delle più conosciute e anche una delle più potenti erbe ayurvediche indiane e vi spiegherò il perché. Perché praticamente è una delle fonti più ricche naturali in vitamina C. È praticamente questa polverina che ha un aspetto beigiolino, un marrone molto chiaro e che ha un profumo molto marcato, cioè, mi ricorda i frutti di bosco. Comunque non è un profumo fastidioso, anzi. Poi ho notato che una particolarità di questa polverina è che tende, tipo con l'umidità, a creare dei piccoli grumetti all'interno del sacchetto, ma è assolutamente normale, non preoccupatevi. Che cos'è l'AMLA? Da cosa proviene? L'AMLA viene ricavata dal frutto dell'albero d'AMLA, è conosciuta anche come uva spina indiana, oppure un altro nome famoso in India è Amalaki. Invece il suo nome botanico è Emblica officinalis, tant'è che sulla busta nell'inci la dovete cercare come Emblica officinalis fruit powder, proprio perché viene ricavata dalla frutta secca e polverizzata di questo albero d'AMLA. Come dicevo, quello che ha di particolare e che la rende così potente come erba ayurvedica curativa è il fatto che ha un'altissima percentuale di vitamina C, ha tantissime proteine, carboidrati, ha quasi tutta la famiglia della vitamina B, ha la vitamina A, la vitamina E, tantissimi flavonoidi, anche tannini, anche dei preziosi acidi. Quindi veramente è potentissima sia come impacco sulla cute, come impacco purificante oppure come impacco anticaduta, ma è particolarissima e potentissima come impacco, come maschera viso, perché è ideale proprio per quelle peli senescenti, un po' stanche, tirate, proprio che hanno perso proprio la luminosità. È veramente una botta di vitalità proprio grazie a questi componenti che nel momento in cui appunto li applichiamo sul nostro viso lavorano in sinergia e contribuiscono a dare quell'azione anti-age, antiossidante sulla nostra pelle. Prima di parlare di come andrebbe preparata e utilizzata, vediamo quali sono i benefici. Benefici che si dividono tra i benefici per i capelli, per la nostra cute e per i nostri capelli e anche per la pelle. Io l'amo in particolar modo come impacco proprio sulla cute, perché assieme al fieno greco, una di quelle erbette di cui non potete più fare a meno una volta che le utilizzate, proprio perché rafforza le radici, previene la fragilità dei capelli, previene la caduta dei capelli e ne stimola la crescita e in tutto questo purifica anche e quindi aiuta a equilibrare la produzione di sebo. Sicuramente dopo l'impacco con la sola e pura AMLA la cute è proprio rinfrescata e si ha una sensazione bellissima di benessere proprio grazie all'alta percentuale di vitamina C. Io la trovo fantastica anche come maschera viso, maschera purificante e illuminante, proprio perché ha un altissimo contenuto di vitamina C che dopo 10 minuti, un quarto d'ora di tempo di posa la pelle veramente torna molto più tonica, più levigata e sicuramente da un colorito più uniforme. Anche in questo caso andrebbe utilizzata almeno una volta ogni 2-3 giorni in base anche allo stato di salute della nostra pelle, perché ovviamente non possiamo pretendere un miracolo dopo una sola applicazione. Come sapete, nel tempo la costanza porta a grandi risultati. In
indubbiamente ne troveranno giovamento, soprattutto le pelli senescenti, le pelli immature, le pelli dall'aspetto stanco e che hanno perso un bel colorito, no? Questa botta di vitamina C sicuramente aiuterà la pelle a ritrovare non solo un colorito più uniforme, ma proprio sarà più luminosa, più radiosa. Provare per credere. Se invece decidete di utilizzarla sulle lunghezze, come vi anticipavo in quel video tutorial dedicato appunto a come smorzare il rosso della Lawsonia, a me personalmente sulle lunghezze non piace perché tende ad appiattire i riflessi. Indubbiamente però è una delle erbette che più riesce a volumizzare i capelli, quindi se siete alla ricerca del volume vi consiglio di fare sempre un test di prova su una ciocca nascosta e vedere se varia la tonalità del vostro colore, perché su qualche capello, su qualche chioma può addirittura scurire leggermente di una tonalità il vostro colore, o anche può appiattire i riflessi. Quindi se i riflessi vi piacciono, o la utilizzate diluita assieme ad altre erbe tintorie, oppure appunto la utilizzate solo come impacco sulla cute proprio per i suoi enormi benefici, oppure la utilizzate appunto come maschera viso. Sulle lunghezze ce ne sono veramente tantissime altre versioni, altre erbe ayurvediche che potete utilizzare senza andare a incidere sul colore dei vostri capelli. Per quanto riguarda la pastella che si ottiene, è facilissima, come nel caso del cider che vi ho fatto vedere la settimana scorsa, potete preparare per fare un impacco sulla cute, secondo me bastano anche solo un che mezzo, due, e poi aggiungete dell'acqua, oppure nel caso impacco per il viso anche un solo cucchiaio basta. Vedrete adesso nel tutorial che vi faccio vedere subito la consistenza che si ottiene, sembra quasi caramello ed è una consistenza cremosissima che viene applicata senza nessun tipo di problema sulla pelle, senza che cada pezzettini o altre meraviglie. È veramente una vera coccola per la nostra pelle. Vi lascio il tutorial. Consiglio sempre, andrebbe sempre applicata sulla cute e sui capelli puliti, proprio per non andare a vanificare usando uno shampoo, quindi con i tensioattivi, gli effetti benefici di questo impacco purificante e rinforzante. Ovviamente va lasciato su almeno 30 minuti, se riuscite ad arrivare ad un'ora ancora meglio. La distribuiamo appunto sulla cute e poi avvolgiamo la testa, come nel caso delle tintorie, con una pellicola trasparente, capello di lana, e aspettiamo che passi il tempo di posa. In seguito va risciacquata e applicate, se considerate necessario, una noce di balsamo e poi ovviamente il risciacquo acido. Se decidete di utilizzarla anche sulle lunghezze, ricordatevi, ve lo dico di nuovo perché non vorrei che insomma qualcuno di voi ci rimanga male, ricordatevi di fare il test di prova su una ciocca nascosta per vedere se può interferire con il vostro colore naturale o appunto raggiunto con le erbe tintorie, o se non spegne troppo i riflessi. Io vi raccontavo in un video di qualche mese fa
che in passato l'ho utilizzata come impacco proprio volumizzante sulle mie lunghezze e mi aveva spento proprio, appiattito tutti i riflessi. A me personalmente non mi è piaciuta, però è ideale come erbetta per chi appunto non li vuole i riflessi sui propri capelli. Non li volete, utilizzate, fate un impacco di Amla sulle lunghezze, siete sicure che non si vedono più i riflessi, anche quelli ramati se volete, però ovviamente appiattisce tantissimo il colore. Ricordatevi anche che non va d'accordo con il pH dell'indigo e del katam, non vanno d'accordo nello stesso mix, quindi non li utilizzate assieme. Io vi ho fatto vedere, vi lascio il link al video di come reagito i miei capelli bianchi quando ho utilizzato nello stesso mix la lausonia, l'amla e il katam e l'indigo, proprio a comprova che non vanno d'accordo come erbette, proprio perché il katam e l'indigo amano, come ben sapete, mi auguro già, il pH basico. Come maschera viso va lasciata in posa non più di 15 minuti, quindi non va lasciata asciugare troppo, ed è ottima per le pelli miste, per le pelli acneiche impure, proprio perché aiuta a ridurre i pori, ma è soprattutto ottima anche perché riesce a uniformare e a togliere le discromie che possono essere dovute anche appunto a qualche segno lasciato da qualche brufolo, ed è ottima come maschera anti-age proprio grazie all'alto contenuto di vitamina C anche sulle pelli stanche, anche che hanno perso tonicità, che hanno un colorito spento, perché dopo 15 minuti vedrete che è proprio una botta di vitalità per la nostra pelle, perché ritrova proprio un colorito sano, uniforme, la pelle risulta più tonica e anche più elastica. Mi fermo qui e spero di avervi dato insomma quanti più dettagli in merito a come andrebbe utilizzata al meglio questa erba ayurvedica. E se avete qualche dubbio o qualche domanda, non esitate a lasciare un commento qui sotto il video, sapete che a me fa più che piacere confrontarmi sempre con voi, e ci vediamo prestissimo. Mi raccomando, condividete sempre il video con le vostre amiche su Facebook o dove ritenete più opportuno. Se il video vi è piaciuto, il solito like per condividerlo con il mondo intero, e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ah, e ovviamente iscrivetevi al canale. Ciao!